vino va. Mannaggia lo vino, 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 gala, gala, come vado a girare. Mannaggia lo vino, 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 mannaggia lo vino, vino va. Mannaggia lo vino, 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 gala, gala, come vado a girare. E quando arriva l'ustati alla velleggiatura si fanno ririsati. Un progetto ormai che va avanti da 2 anni, questo è il secondo anno di raccolta, quest'anno con il coinvolgimento delle associazioni e dei ragazzi. Abbiamo ampliato ancora di più il numero delle associazioni, loro sono entusiasti, credo proprio che questo progetto faccia bene, oltre a chi lo beve questo vino, ma anche all'animo e al cuore di questi ragazzi che con grande entusiasmo hanno deciso di partecipare a questo progetto. Progetto che non finisce qui, ora si inizia la seconda fase, quindi loro ci aiuteranno e collaboreranno con noi nell'assistere, insomma, in un certo qual modo questi orti ed in particolare la vigna. Quindi speriamo in un buon risultato della qualità del prodotto e poi speriamo che la gente, come ha fatto già l'anno scorso, acquisti le nostre bottiglie di vino che servono per autofinanziare questo progetto. E ricordiamo, sindaco, dove possono trovare le bottiglie del vino? Beh sì, come l'anno scorso inizieremo durante il periodo natalizio a venderlo all'interno del comune, quindi insomma tutti i cittadini, tutte le imprese che vorranno fare un regalo a Natale, sarebbe carino se anziché offrire il classico regalo si pensasse di omaggiare gli amici o comunque sì, i parenti con una bottiglia di questo vino che sicuramente fa bene a questo progetto. L'impegno delle associazioni in un progetto che porta avanti il comune ormai da anni, quanto è importante per questi ragazzi vivere questi appuntamenti, questi momenti? Beh, per questi ragazzi è molto importante, un'ora di divertimento, di svago, ma anche poi sicuramente terapeutico e anche qualcosa da imparare in più, da mettere nel loro bagaglio culturale e poi rivivere le tradizioni che ci accompagnano della nostra terra. E noi ci mettiamo il nostro con il nostro impegno per accompagnarli in questa esperienza. Ringraziamo l'amministrazione comunale per averci dato appunto la possibilità di accompagnare questi ragazzi in questa giornata di vendemmia.